Ok, facciamo la correzione della verifica di algebra sui polinomi. I primi prodotti notevoli, ok? Iniziamo, primo esercizio, chiedevo di verificare la seguente espressione: 2x per x alla seconda più 1 meno 3x per x alla seconda meno x più 1 meno x alla terza più x alla seconda meno x. Qui si tratta solo di fare prodotti tra monomi e polinomi nel primo e secondo caso. Qui basta solo togliere la parentesi e cambiare segno quanto è contenuto dentro la parentesi. 2x per x alla seconda fa 2x alla terza, poi 2x per 1 più 2x, poi meno 3x per x alla seconda meno 3x alla terza, meno 3x per meno x fa più 3x alla seconda, meno 3x per più 1 meno 3x, e infine cambio i segni all'ultima parentesi: meno e meno fa più x alla terza meno x alla seconda più x. Qui controlliamo ciò che sono per verificare, ok? 2x alla terza più x alla terza fa 3x alla terza meno 3x alla terza fa 0, poi 2x più x fa 3x meno 3x fa 0, anzi facciamo così, con questo poi 3x alla seconda meno x alla seconda 2x alla seconda. Domande? Altro esercizio numero 2, un mezzo a per parentesi un terzo a più un mezzo b meno due terzi b per parentesi un quarto a più tre mezzi a meno parentesi un sesto a seconda meno un terzo b alla seconda meno un quarto a b uguale. Ora qui nella prima parentesi i due monomi non sono simili, quindi devo lasciarli così come sono e moltiplicarli per un mezzo a. Nella seconda parentesi un quarto a e tre mezzi a sono simili, molto meglio sommarli prima di fare il prodotto, questo dicono le parentesi. Moltiplico con il monomio che c'è davanti dopo che ho fatto la somma. Non perché si è sbagliato a farlo prima, ma perché faccio più calcoli. Più calcoli si fanno, più si rischia di sbagliare. Quindi qui intanto facciamo il prodotto. Un mezzo per un terzo fa un sesto. A alla seconda, un mezzo A per un mezzo di B fa più un quarto a B. Poi lasciamo meno due terzi di B per un quarto A più tre mezzi A, meno comune multiplo è 4. 1 più 6 a, quindi 7 quarti di a, e nell'ultima parentesi cambiamo segno togliendo la parentesi, quindi ho meno un sesto a alla seconda più un terzo b alla seconda più un quarto a b.
Quindi ripeto, ho 7 quarti, il 2 e il 4 sono semplificabili, viene 7 sesti. Ditemi se posso andare avanti. Un sesto a seconda più un quarto a B meno 7 sesti a B, poi meno un sesto alla seconda più un terzo, se leggo bene, sì, di alla seconda, e ancora più un quarto a B. Allora, più un sesto alla seconda meno un sesto alla seconda sono cancellabili. Okay. Poi ho un quarto a B più un quarto a B fa due quarti a B, cioè un mezzo, quindi viene un mezzo a B meno 7 sesti a B più un terzo B alla seconda. Qui posso sommare i primi due termini, viene come multiplo di 6, qui ho 3 meno 7 a B più 3 meno 7 fa meno 4, meno 4 sesti lo semplifico in meno 2 terzi a B più un terzo B alla seconda. Questo è un meno, eh? Ditemi se sono troppo veloce o se non capite cosa faccio. Terzo esercizio, se non ricordo male. Quindi 2x per x più 1 meno x meno 2 per x più 3 meno 2 per x alla seconda meno x meno 1 più x per x meno 3. Ok, qui abbiamo 2x per x, 2x alla seconda, 2x per 1 2x meno, prima facciamo il prodotto e poi cambiamo di segno. Viene x per x, x alla seconda, x per 3 più 3x, meno 2 per x, meno 2x, meno 2 per 3, meno 6. Poi qui moltiplichiamo tutto per meno 2, meno 2x alla seconda, più 2x più 2, più x alla seconda, meno 3x. Ok, tutto chiaro? Adesso non faccio altro che togliere questa parentesi cambiando segno tutto ciò che c'è qua dentro e ottengo 2x alla seconda più 2x meno x alla seconda meno 3x più 2x più 6 meno 2x alla seconda più 2x più 2 più x alla seconda meno 3x. Ora 2x alla seconda meno 2x alla seconda da 0, meno x alla seconda più x alla seconda 0, 2x più 2x fa 4x, più 2x totale 6x, meno 3x meno 3x fa 0.
e rimane 6 più 2 a 8. Ok, domande? No. Bene, cerchiamo di cambiare pagina. Esercizio 4. A meno un terzo di più 2 per parentesi 3A meno 6B più 9 meno AB per meno 7 meno 3 per parentesi 5A meno 5B più 6 meno parentesi 2B tutto la terza diviso 4. Questo è un B. Qui ho una parentesi per un'altra parentesi, ho tre termini nella prima, tre monomi nella prima, tre monomi nella seconda. Devo moltiplicare ognuno di questi per tutti questi. Tre termini nella prima, tre nella seconda, fa nove termini. Se non ottengo nove termini, ho perso qualcosa per strada. Ok? Bisogna stare attenti a questo, perché con tre per te è facile confondersi. Quindi il primo per tutti questi, il secondo per tutti questi, il terzo per tutti questi. D'accordo? E otteniamo, allora, A per 3A, 3A seconda, poi A per meno 6B, meno 6AB, A per 9 più 9A. E abbiamo fatto il primo per tutti questi. Poi il secondo, meno un terzo B per 3A, un terzo per 3 fa 1, quindi più per meno meno B per A a B. Poi un terzo per meno un terzo per meno 6 fa più 6 terzi, cioè 2, più 2 B alla seconda. E infine meno un terzo B per più 9, 9 terzi fa 3, meno 3B. E infine l'ultimo 2 per tutti quanti questi, quindi più 2 volte 3A fa 6A, 2 volte meno 6B che fa meno 12B e 2 volte 9 che fa più 18. Poi meno per meno fa più, 7 per 1, 7, AB. Poi meno 3 per tutta questa parentesi, meno 3 per 5 fa meno 15A, meno 3 per meno 5 fa più 15B, meno 3 per 6 meno 18. E poi qui ho poco spazio ma cerco di scrivere lo stesso. 2B alla terza fa 8B alla terza. Ok, 8 diviso 4 fa 2, B alla terza diviso B fa B alla seconda, quindi viene meno 2B alla seconda. Ripeto, se la potenza è fuori dalla parentesi, vuole fare al cubo sia il 2 che B. 2 alla terza 8, B alla terza, B alla terza. 8 diviso 4 fa 2, B alla terza diviso B fa B alla seconda. Ok? Dopodiché semplifichiamo. Di A alla seconda ce n'è solo uno, c'è solo il primo, quindi questo rimane. Poi ho meno 6AB, meno AB fa meno 7AB, più 7AB, 0. Questi li posso semplificare. Poi c'è 9A, ok, più 6A
fa più 15a, meno 15a fa 0. Poi c'è b alla seconda, 2b alla seconda meno 2b alla seconda fa 0. Poi ho meno 3b meno 12b fa meno 15b, più 15b fa 0. E infine più 18 meno 18 fa 0, rimane 3a alla seconda. Ok? Esercizio 5, quadra un terzo di 5x più y meno 2 terzi per x più 5y, chiusa tonda, chiusa quadra, per parentesi quadra meno x per parentesi tonda x più 2y, chiusa tonda, più x meno y per parentesi tonda x più 2y, chiusa tonda, chiusa quadra, meno 6x alla terza. Qui dentro la quadra tolgo le parentesi tonde facendo il prodotto sia in questa che in questa, quindi ottengo un terzo per 5 fa 5 terzi, x più un terzo per y fa un terzo y. Poi ho meno 2 terzi x, meno 2 terzi per 5 fa meno 10 terzi y. 2 per 5 fa 10, 3 rimane 3. Chiuso la quadra, per altra quadra, meno x per x fa meno x alla seconda, meno x per 2y fa meno 2xy. Poi più x meno y per x più 2y, prego. Faccio questa parentesi per questa. Più, devo andare in un'altra foglia. E abbiamo x per x, x alla seconda, meno x per più 2y fa più 2. XY, poi ho meno x per y meno xy, e infine meno y per 2y fa meno 2y alla seconda. E infine ho meno 6y alla terza. Ok? Prima di fare il prodotto tra le due parentesi quadre è essenziale semplificare. Qui ho nella prima parentesi 5 terzi x meno 2 terzi x. Quanto fa 5 terzi meno 2 terzi? Il denominatore è lo stesso, 5 meno 2 fa 3, 3 terzi 1. Quindi i due termini x mi danno più x. Poi abbiamo 1 terzo y meno 10 terzi y. 1 terzo meno 10 terzi fa 1 meno 10, 9, meno 9, meno 9 terzi fa meno 3. Quindi meno 3 y. Nella seconda parentesi ho x alla seconda più x alla seconda, questi due fanno 0. Li semplifichiamo. Meno x alla seconda, vabbè, non so volete iniziare, x alla seconda fa 0. Poi abbiamo meno 2xy più 2xy, anche questo fa 0. Quindi rimane meno xy meno 2y alla seconda e infine meno 6y alla terza. Adesso faccio il prodotto.
x per meno xy fa meno x alla seconda y, x per meno 2x alla seconda fa meno 2xy alla seconda, meno 3y per meno xy fa più 3xy alla seconda, e infine meno 3y per meno 2x alla seconda fa più 6y alla terza, meno 6y alla terza che c'era prima. Se x alla terza meno 6x alla terza, 0, e poi mi rimane, questi due sono simili, 3 xy alla seconda meno 2 xy alla seconda fa più xy alla seconda, e questo rimane, da solo sono gli altri simili. E il gioco fa. Questi non sono semplificabili perché sono, hanno le stesse lettere ma hanno esponenti diversi. Ok? Tutto chiaro? Infine, due errori notevoli. Esercizio numero 6. Parentesi 3x più 2 per 3x meno 2. Questa è una somma per una differenza che dà quadrato del primo, 3x alla seconda meno il quadrato del secondo, 9x alla seconda meno 4. Pensate, qui il meno è fuori del quadrato, il meno rimane perché prima faccio il quadrato e dopo cambio di segno. Ultimo, per il quadrato del binomio 1 mezzo x più 1 terzo di y. Il quadrato del binomio è quadrato del primo, due volte il primo per il secondo, e quadrato del secondo. Quindi viene 1 mezzo x alla seconda più due volte il prodotto del primo monomio per il secondo, un mezzo x per un terzo y più il quadrato del secondo, un terzo y alla seconda, un mezzo x al quadrato fa un quarto x alla seconda, 2 per un mezzo fa 1 per un terzo, xy più un terzo alla seconda, un nono, y alla seconda. Fatto il misfatto. Domande? No. Bene. Ci fermiamo.